Il progetto Gateway tradotto integralmente in italiano, un approccio scientifico alla parapsicologia. Che cos'è la coscienza? Sopravvive la morte fisica? La pagina nascosta del progetto Gateway, la scienza degli antichi, i nuovi progetti brain dei governi, remote viewing, viaggi fuori dal corpo, meditazione trascendentale, la vera matrix a cui sei sottoposto, sogni e parapsicologia, esperienze di pre-morte e carte ufficiali alla mano. Nuovi e inediti documenti sulla metafisica tradotti in italiano. Tutto questo nel mio nuovo libro, The Gateway Secret, le potenzialità nascoste del cervello umano e i documenti segreti della CIA sulla coscienza. Molto presto, fuori ovunque. Il permafrost è il sedimento che rimane costantemente congelato da centinaia di migliaia di anni. Il permafrost più profondo è rimasto congelato ininterrottamente, pensate, per 700.000 anni circa. E indovina? Negli ultimi 100 anni ha cominciato il suo disgelo, causando problemi che neanche ti immagini nei tuoi sogni più profondi, chiaro? Dai, ma vedrai che non succede niente, è solo il sottosuolo ghiacciato di piccole regioni del mondo. Eh no. Non è il sottosuolo ghiacciato di piccole regioni del mondo. Devi sapere, caro amico, che circa il 15% dell'emisfero settentrionale del pianeta Terra e l'11% della superficie globale del pianeta è ricoperto da permafrost. Capito? Cioè, dico, l'11% della superficie totale del pianeta. Chiaro? È tanto, ok? È tanto. Parliamo di un'area totale di 18 milioni di chilometri quadrati. Chiaro? Non di piccole regioni remote del pianeta. Parliamo di 18 milioni di chilometri quadrati dove si stima che, sopra il permafrost, vivano svariate milioni di persone. Alaska, Groenlandia, Canada, Siberia, Russia e altre regioni del mondo, capito? Pensate quanto ghiaccio, quindi acqua e quindi sedimenti antichissimi possono contenere 18 milioni di chilometri quadrati, no? Ecco, oggi, cari signori, parliamo di una cosa davvero, ma davvero interessante, direi inquietante, che ti farà veramente sobbalzare. Seguimi fino alla fine perché ti metterò a conoscenza di una scoperta veramente inquietante di cui nessuno ti ha mai parlato. Il permafrost si presenta in molte forme diverse con varie quantità di ghiaccio continue e discontinue e si trova principalmente nelle aree vicino all'Artico, al Polo Nord, chiaro? Lo scioglimento dello strato di permafrost può avere gravi conseguenze sulle persone e sull'ambiente. Ad esempio, quando il permafrost pieno di ghiaccio si scioglie, può trasformarsi in un impasto di fango molto pericoloso che non riesce più a sostenere il peso del suolo e della vegetazione sopra di esso. L'80% dell'Alaska, per esempio l'80%, è sottocoperta dal permafrost. Ecco, immaginati se cedesse un'area di quasi 2 milioni di chilometri quadrati e diventasse una fanghiglia, come del resto il Canada e altre parti, con foreste, città che sprofondano, l'apocalisse praticamente, no? Infrastrutture come strade, edifici e condutture potrebbero essere danneggiate dallo scioglimento del permafrost. I danni alle infrastrutture e l'erosione, dovuti in parte al disgelo del permafrost, hanno già causato il trasferimento, per esempio, di alcune comunità nell'Alaska occidentale e meridionale. Inoltre ci sono problemi ambientali notevoli. Non è che è lì per caso, eh? Chiaro? Se è lì da 700.000 anni, significa che un motivo c'è, no? Ora, ti spiego qual è il problema. Il permafrost contiene grandi quantità di biomassa morta che si è accumulata nel corso dei millenni, senza aver avuto la possibilità di decomporsi completamente e rilasciare quindi il carbonio, rendendo il suolo della tundra un deposito immenso di carbonio. Poiché il riscaldamento globale riscalda l'ecosistema, il suolo del ghiaccio si scioglie e diventa abbastanza caldo da consentire alla decomposizione della biomassa nel permafrost di ricominciare, accelerando il ciclo del carbonio del permafrost. A seconda delle condizioni al momento del disgelo, la decomposizione può rilasciare anidride carbonica o metano, e queste emissioni di gas serra, ricordiamolo, questi sono gas serra, signori, agiscono come un feedback sul cambiamento climatico.
le emissioni derivanti dallo scioglimento del permafrost avranno un impatto sul clima sufficiente a incidere sui bilanci globali del carbonio. Questo lo dicono gli esperti, eh? Più si scioglie e più l'atmosfera si riempie di CO2. Chiaro, le stime esatte delle emissioni del permafrost sono difficili da modellare a causa dell'incertezza sui diversi processi di scioglimento e sui modelli del disgelo, ma una cosa però la sappiamo. Sappiamo che si sta sicuramente sciogliendo, e questo non è assolutamente un buon segno. Ma è tutto allarmismo meteorologico, diranno alcuni. In questo caso, caro amico zombie, che il permafrost si sta sciogliendo è un dato di fatto, ok? Lasciamo perdere le cause, non sono qui a determinare se per cause umane o naturali, entrando quindi nel vespaio del surriscaldamento globale. Ma che il permafrost si stia sciogliendo è un dato di fatto ampiamente documentato da dati scientifici replicabili, chiaro? Abbiamo i dati ufficiali che ci dimostrano le analisi sulle temperature e gli andamenti decennali da 40 anni dei pozzi, chiaro? Da più di 40 anni, non un giorno, da più di 40 anni, cari amici, un gruppo di scienziati dell'Università dell'Alaska Fairbanks studia il permafrost in tutto il paese e misurano la temperatura ogni anno in 15 pozzi diversi che sono stati trivellati a scopo scientifico. La figura 1 mostra le misurazioni della temperatura per ciascun sito di trivellazione nelle regioni interne e settentrionali dell'Alaska, mentre la figura 2 mostra il tasso a lungo termine del cambiamento della temperatura del permafrost per decennio per tutti i pozzi presi in esame. E indovina? Si sta sciogliendo, chiaro? I dati ufficiali, di cui vi è un'ampia bibliografia in tutto il web, dimostrano che tra il 1978 e il 2020 le temperature del permafrost sono aumentate in 14 dei 15 siti di trivellazione mostrati in questo indicatore. Vorrà pur dire qualcosa, no? 14 su 15. No? Il riscaldamento è stato statisticamente significativo in 13 dei 14 pozzi che hanno registrato aumenti. Ebbene, cosa comporta questo scioglimento? Non solo in Alaska, sia chiaro. Il problema è che in questa biomassa, signori, che rimane poi, no, dallo scioglimento del permafrost, c'è di tutto. Ma hai capito bene? Batteri, virus tra l'altro giganti e altra roba rimasta a dormire per decine di migliaia di anni. Non migliaia, decine di migliaia di anni. Microorganismi per noi totalmente sconosciuti che non saremo mai e poi mai in grado di combattere. E per l'appunto questo video non è stato fatto tanto per fare il content, ma perché mi sono imbattuto in una pubblicazione scientifica che racconta proprio questo. Racconta di un virus zombie rimasto a dormire per decine di migliaia di anni nel permafrost. Ne scopriremo sempre di più, proprio perché ci stiamo concentrando, per via dello scioglimento, solo ora sullo studio del permafrost. E quindi, che cosa hanno scoperto gli scienziati? Anche se una pandemia scatenata da una malattia risalente ad un lontano passato sembra la trama di un film di fantascienza, gli scienziati avvertono che i rischi sono sottovalutati. Kimberly Miner, scienziato del clima presso il JPL della NASA e professore presso il California Institute of Technology di Pasadena, in California, afferma che lo scioglimento del permafrost è uno dei possibili e imminenti disastri di cui non si stanno adeguatamente affrontando i rischi. Il professor Miner afferma che è importante mantenere quanto più permafrost congelato. Il permafrost copre un quinto dell'emisfero settentrionale e, avendo sostenuto per millenni la tundra artica e le foreste boreali dell'Alaska, Canada e Russia, funziona come una sorta di capsula del tempo, preservando, inoltre, antichissimi virus. I virus sono microorganismi estremamente piccoli, composti da materiale genetico ricoperto da un involucro di proteine chiamato capside, e hanno bisogno di un ospite per sopravvivere. Possono rimanere illesi al passare dei millenni e rimanere infettivi se conservati nel ghiaccio. Fa freddo, è un ambiente privo di ossigeno e privo di luce che vi penetra, e nel permafrost gli scienziati hanno trovato qualcosa. Per comprendere meglio i rischi posti dai virus congelati, il professor Claveri, professore emerito di medicina e genomica presso la facoltà di medicina dell'Università di Marsiglia, in Francia, ha testato campioni di terra prelevati dal permafrost siberiano per vedere se erano presenti particelle virali in esso contenuti e se fossero ancora infettive. È alla ricerca di quelli che descrive come virus zombie e ne ha trovati alcuni. E sì, sono ancora infettivi.
Ora, perché zombie? Per dare forse enfasi al titolo o per creare dei titoli di giornale a chiappa click? No, zombie perché letteralmente hanno preso questi virus, li hanno riattivati per verificare se fossero infettivi e questi ultimi sono stati capaci di infettare le cellule in coltura. Ciò significa che sono a tutti gli effetti degli organismi zombie, quindi che sono tornati in vita, che come gli zombie stessi sono in grado di infettare e rendere zombie gli altri. Le altre cellule, in questo caso. Claveri studia un particolare tipo di virus che ha scoperto per la prima volta nel 2003. Sono conosciuti come virus giganti. Sono molto più grandi della varietà tipica di virus comuni e sono visibili con un normale microscopio ottico piuttosto che con un microscopio elettronico più potente, il che li rende un buon modello, un ottimo modello da studiare per creare le basi dello studio sui virus millenari. Nel 2014 il professor Claveri è riuscito a far rivivere un virus che lui e il suo team hanno isolato dal permafrost, rendendolo infettivo per la prima volta dopo 30.000 anni, inserendolo in cellule in coltura. Per sicurezza scelse di studiare un virus che potesse colpire solo le amebe unicellulari, non gli animali o gli esseri umani. Ma ha affermato che da qualche parte nascosto nel permafrost ci potrebbe essere un virus o addirittura tutta una famiglia di virus sconosciuti che sarebbero capaci di aggredire la razza umana. Inoltre non possiamo sapere se un virus che attacca solo le amebe sia in grado di evolversi e mutare se entrasse in contatto con il nostro mondo, no? Visto che si parla comunque di DNA, ed è proprio per questo che rappresentano una minaccia. Ha ripetuto l'impresa nel 2015 isolando un diverso tipo di virus che prendeva di mira anche le amebe. E nella sua ultima ricerca pubblicata il 18 febbraio sulla rivista Viruses, quella che state guardando, Claveri e il suo team hanno isolato diversi ceppi di virus antichi da più campioni di permafrost prelevati da 7 luoghi diversi in tutta la Siberia e hanno dimostrato in laboratorio che ciascuno di essi poteva infettare svariate cellule in coltura. Tutto basato su pubblicazioni scientifiche ufficiali, dati ufficiali ed esperimenti replicabili in laboratorio. Quella che state guardando è la microfotografia computerizzata di un virus isolato dal professor Claveri che ha 30.000 anni ed è tuttora infettivo. Quella che state guardando è una pubblicazione scientifica ufficiale pubblicata su Proceedings of the National Academy of Science, in cui si parla della scoperta di un virus gigante nascosto nel permafrost del pianeta Terra. Ora, forse in molti di voi non si rendono conto del problema, ok? È proprio per questo che ho voluto approfondire al massimo questo video. Questi ultimi ceppi isolati dal professore nel 2015, signori, rappresentano 5 nuove famiglie di virus, oltre alle 2 che avevano rianimato in precedenza. Il più antico aveva quasi 48.500 anni, in base alla datazione a radiocarbonio del suolo, e proveniva da un campione di terra prelevato da un lago sotterraneo a 16 metri sotto la superficie. I campioni più giovani trovati nel contenuto dello stomaco e nel mantello dei resti di un mammut avevano 27.000 anni. Il fatto che i virus che infettano le amebe siano ancora contagiosi dopo così tanto tempo, ha detto il professore alla CNN, è indicativo di un problema potenzialmente più grande. Teme che le persone considerino la sua ricerca una curiosità scientifica e non percepiscano la prospettiva che antichi virus ritornino in vita come una seria minaccia per la salute pubblica. Alla CNN il professor Claveri ha riferito che questi virus che infettano le amebe sono solo un'indicazione di quanta biodiversità ci sia racchiusa nel permafrost, con la reale possibilità che racchiuda delle minacce. Vediamo le tracce di molti altri virus, ha aggiunto, quindi sappiamo che sono lì. Non sappiamo con certezza, scrive, se siano ancora vivi, ma il nostro ragionamento è che se i virus che infettano le amebe sono ancora vivi, non c'è motivo per cui gli altri virus più pericolosi non siano ancora vivi e in grado di infettare i propri ospiti. Questa, signori, è una ricerca pubblicamente consultabile da chiunque. Ci sono già stati dei precedenti in cui abbiamo scoperto virus e batteri nascosti nel permafrost in grado di infettare l'uomo. Direi, ma come? Ebbene sì. Un campione polmonare proveniente dal corpo di una donna riesumata nel 1997 dal permafrost in un villaggio sulla penisola di Seward in Alaska, signori, conteneva materiale genomico del ceppo influenzale responsabile della spagnola del 1918. Qui dal New England Journal of Medicine,
veniamo a sapere che nel 2012 gli scienziati hanno confermato che i resti mummificati di una donna sepolta in Siberia, risalenti a 300 anni fa, contenevano le firme genetiche del virus che causa il vaiolo. E in maniera del tutto incredibile, signore, è stata silenziata una notizia correlata all'antrace. Un'epidemia di antrace in Siberia che ha colpito dozzine di esseri umani e più di 2000 renne tra luglio e agosto del 2016 è stata collegata, guarda caso, allo scioglimento più profondo del permafrost durante estati eccezionalmente calde nella zona, consentendo alle vecchie spore di Bacillus anthracis di riemergere da vecchi cimiteri o carcasse di animali. Questo, cari amici, è esattamente quello da cui ci mette in guardia il professor Claveri. Hanno osservato tanti virus, quelli che hanno riesumato dal permafrost e studiato erano capaci di infettare cellule in coltura, e ci sono molti altri batteri e virus pericolosi nella biomassa che si sta creando dallo scioglimento del permafrost, da cui dovremmo guardarci. Uno dei problemi giganteschi per quanto riguarda un'eventuale diffusione è correlato ai luoghi vicini a dove grandi quantità d'acqua di fusione glaciale confluiscono in laghi o negli ambienti marini. Così facendo, la questione diventa letteralmente fuori controllo. Uno scenario che diventa sempre più probabile con il riscaldamento del clima, lo scioglimento dei grandi ghiacciai e del permafrost. L'anno scorso un team di scienziati della Royal Society ha pubblicato una ricerca molto dettagliata su campioni di suolo e sedimenti lacustri prelevati dal lago Hazen, un lago d'acqua dolce in Canada situato all'interno del circolo polare artico. Hanno sequenziato il materiale genetico nel sedimento per identificare le firme virali e i genomi di potenziali ospiti, piante e animali nella zona, e utilizzando un'analisi del modello computerizzato hanno suggerito che il rischio che i virus zombie si diffondano a nuovi ospiti fosse maggiore in luoghi vicini ai grandi corsi d'acqua di disgelo. State guardando proprio la pubblicazione scientifica ufficiale. Tutto il materiale e i link alle fonti ufficiali, come sempre, verranno condivise a fine video sul mio canale Telegram. In questo caso si parla di rischio di spillover, ossia quando un virus si inserisce in un nuovo ospite e inizia a diffondersi. A quanto pare i virus zombie, cari signori, non sono presenti solo in Walking Dead, ma esistono anche nella realtà. In questa pubblicazione scientifica ufficiale su Nature, il professor Miner ha parlato di organismi Matusalemme, ossia di organismi probabilmente presenti nel permafrost che potrebbero portare le dinamiche di ecosistemi antichissimi ed estinti nell'attuale mondo moderno, con conseguenze del tutto imprevedibili e sconosciute. Per quanto ne sappiamo, potrebbero esserci microorganismi dannosi che magari non attaccano l'uomo, ma che defluiscono nei corsi d'acqua attraverso lo scioglimento dei ghiacci e innescano tutto un meccanismo che porta, che ne so, all'acidificazione degli oceani, che porta magari all'estinzione di specie come il fitoplancton, che sono essenziali per la produzione di ossigeno sul pianeta Terra, e altre robe davvero, ma davvero inquietanti. La possibilità che qualcosa riemerga dai ghiacci del permafrost, signori, a quanto pare più concreta del previsto, ed è possibile che si configuri nel prossimo futuro, grazie a questo disgelo repentino, un nuovo e gigantesco problema di sopravvivenza per la razza umana. E tu, che ne pensi? Le sapevi queste cose? Ti è piaciuto il video? Ti ha incuriosito? Fammelo sapere in un commento. E mi raccomando, se pensi che ne valga la pena sostenermi, fallo con un semplice like al video, con una condivisione e con un commento. Ok? Per oggi, signori, è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando, come sempre, al prossimo episodio. Adieu! Il progetto Gateway, tradotto integralmente in italiano, un approccio scientifico alla parapsicologia. Che cos'è la coscienza? Sopravvive la morte fisica? La pagina nascosta del progetto Gateway, la scienza degli antichi, i nuovi progetti brain dei governi, remote viewing, viaggi fuori dal corpo, meditazione trascendentale, la vera Matrix a cui sei sottoposto, sogni e parapsicologia, esperienze di pre-morte e carte ufficiali alla mano, nuovi e inediti documenti sulla metafisica tradotti in italiano. Tutto questo nel mio nuovo libro, The Gateway Secret, le potenzialità nascoste del cervello umano e i documenti segreti della CIA sulla coscienza. Molto presto, fuori ovunque.